Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Mentre andrà online questo video, mentre voi vedrete questo video, io starò, spero, godendomi una bella, rilassante vacanza negli Stati Uniti, a Miami. Sono partita domenica 31 e rimarrò lì per una settimana circa. Quello che voglio fare oggi è un video What's in my bag, facendovi però vedere tutto quello che porto con me nella mia borsa da viaggio. La borsa da viaggio in questione è questa qui, è la Neverfull GM, la versione più grande. Questa borsa è vecchissima perché l'ho acquistata nel 2007, proprio appena uscita la borsa, ne stavo cercando una enorme, quando ho visto lei mi sono innamorata, l'avevo comprata immediatamente e l'ho utilizzata tantissimo nel corso degli anni. Come potete vedere è ancora bella in forma, però insomma si vede che è stata ben utilizzata. L'ho utilizzata tantissimo durante gli anni dell'università perché usavo sempre praticamente solo lei e adesso è diventata la mia borsa ufficiale per quando viaggio, soprattutto quando prendo l'aereo perché ci sta un sacco di roba. È comodissima perché si adatta alla forma di ciò che ci mettete dentro, è impermeabile, è indistruttibile, la potete strizzare, piegare per infilarla sopra la cappelliera oppure sotto al sedile ed è assolutamente comodissima. Allora, cosa c'è qui dentro? Allora, la prima cosa, la più importante, sono i documenti di viaggio. Uso sempre queste plastichine qui, queste buste di plastica dove metto i biglietti, eventuali prenotazioni di transfer, parcheggi all'aeroporto oppure alberghi, qualsiasi altra cosa e il mio passaporto, così tengo tutto quanto assieme. Poi ho chiaramente il mio telefono, che non rimane mai a casa, ovviamente. Ho un libro, questo qui è Tenerella notte di Fitzgerald. Ho deciso di portare questo libro perché ce l'ho da almeno un anno e mezzo nella fila di libri da leggere e per, soprattutto perché è piccolino e maneggevole. Non penso che leggerò tantissimo durante questo viaggio. Non sono una che legge tanto in aereo perché tende un po' a venirmi la nausea se mi concentro troppo sulla lettura, però insomma questo qui è poco ingombrante, poco pesante, quindi è perfetto. Poi ho il caricabatterie del cellulare e le cuffiette, l'AirPods, il portafoglio chiaramente, porto quello piccolo, non quello gigante perché tanto quello grande non mi serve a niente, fazzoletti, un kit con tutte le mie medicine, tutte le medicine essenziali, in valigia ho quello più interessante, diciamo quello con tutta la farmacia per ogni evenienza, anche se vado negli Stati Uniti non vado dall'altra parte del mondo, quindi di farmacie ce ne saranno sicuramente un sacco, però porto con me in aereo quelle fondamentali. Poi acqua fondamentale durante il volo, bisogna bere un sacco, ho sempre sete, sarà l'aria condizionata, chiusa della cabina dell'aereo, però mo io sempre di sete. Poi ho dei calzini belli caldi di Kashmir che utilizzo sull'aereo quando mi tolgo le scarpe nel caso in cui io abbia freddo i piedi, le caramelle, le mentine Golia, io non mangio mai assolutamente mai chewing gum, ma ho soltanto le mentine e poi ho due pochette dove infilo tutto il resto e che adesso vi faccio vedere nel dettaglio. Allora, La prima questa pochette qui è una makeup bag con modissima che ho acquistato l'anno scorso sul sito Space NK. Ve la linko qui sotto perché ancora disponibile assieme a tutto il resto di prodotti di cui vi parlo ed è comodissima perché qui dentro metto tutti i miei prodotti beauty e tutti i prodotti liquidi. Allora, la prima cosa che infilo qua dentro è questo specchio che è un resta torregalo di Sephora, uno di quei gadget che regalano con gli acquisti, comodissimo. E poi vado un po' in ordine di routine, diciamo. Allora, ho una mini acqua micellare di Sephora con un sacchettino nel quale infilo una decina di dischetti di cotone per pulire il viso e rimuovere il trucco. E ho anche, nel caso avessi voglia di fare anche un viaggio fino alla toilette, questo mini detergente di Clarins e che è il detergente e Cladoujour, un gel che profuma di vitamina C fantastico perché
in mini size. Questa è la Advanced Night Repair Eye, la crema occhi della linea Advanced Night Repair. È un gel piuttosto denso, ma che riesce a essere molto nutriente e idratante sul contorno occhi, nonostante la formula in gel. Un mini pottino, un mini barattolino di MAC che ho riempito con la crema Drink Up Intensive Overnight Mask di Origins, quella all'avocado, super mega nutriente. Poi ho questo nuovissimo olio nella versione travel size, che è il Rosehip Bio Regenerate Oil di Pai. Questo è un olio per il viso a base di rosa selvaggia, molto lenitivo, molto idratante, molto nutriente sul viso, che ho acquistato di recente. Si trova da Sephora nella sezione mini size e mi sta piacendo tantissimo. Quando viaggio, quando sono in aereo, soprattutto se il volo è piuttosto lungo, la mia pelle si disidrata, si secca tantissimo, quindi la mia missione è quella di applicare il più possibile prodotti idratanti che compensino un pochettino la situazione. E ho la crema Sublimage di Chanel, questa è la Fluid Regenerant Fondamental, una crema nutriente idratante. E poi ho due campioncini, due monodose. Questa è la maschera Water Sleeping Mask di Laneige, un altro brand appena uscito da Sephora. Devo dire la verità che questa maschera, che io possiedo già in full size, non mi fa impazzire, però la voglio portare in aereo perché mi può far comodo proprio per l'effetto idratante che riesce a dare alla pelle disidratata. Mentre questa invece è la nuova crema notte Vino Perfect di Caudalie, questa è la crema glicolica antimacchie. Di nuovo ce l'ho in versione grande, ma devo ancora iniziare a utilizzarla e voglio portarmi questo campione in viaggio. Molto spesso io utilizzo in aereo le creme notte perché sono molto più ricche e riescono insomma a riequilibrare un po' la pelle. E poi abbiamo due burro cacao, perché uno non mi bastava. Questo è il Nux Rêve de Miel, non vado da nessuna parte senza, ed è l'unico che salva le mie labbra quando sono veramente veramente disidratate e messe male, screpolate. E questo invece, che non ho mai provato, è nuovo, quindi lo voglio mettere alla prova, che è il Baume Lèvres Réparateur di Clarins della linea Hydro Essentiel. Crema mani, questa qui è il Karité di L'Occitane, un altro prodotto fondamentale. Un mini deodorante di Nivea e delle salviette deodoranti pure. La mucchina igienizzante, che non deve mancare mai. Spazzolino e dentifricio in versione travel. Poi ho i prodotti per quanto riguarda la parte di aromaterapia. Sapete che io sono delicatissima col mal di testa. Se mi viene un po' di mal di testa, ho bisogno di annusare, di sentire dei profumi balsamici perché mi alleviano la situazione. E se sono in un ambiente chiuso e magari sento degli odori che non mi piacciono tanto, ho bisogno di anestetizzare il mio naso, di sentire qualche profumo che mi piace, che mi rilassa, perché altrimenti mi dà fastidio, una rottura di balle anche questo. Però che ci devo fare se ho questo problema? E mi porto un roll-on di balsamico di questo brand di aromaterapia che mi piace da matti e che avevo acquistato in Indonesia. Non saprei dirvi qual è il marchio perché non riesco neanche a leggere cosa c'è scritto. E poi ho non uno, non due, ma tre prodotti della linea Deep Sleep di This Works. Questo è il balsamo solido, questo invece è il roll-on per le tempie, per i polsi oppure da mettere direttamente sotto il naso, mentre questo invece è un mini spray per il cuscino da spruzzare sui tessuti. Lo potete spruzzare anche sulla maglia, sulla felpa, sulla sciarpa che indossate. La cosa bella di questi prodotti è che contengono un blend di oli essenziali, di erbe, tra cui la lavanda, che riescono a rilassare e favorire il sonno. Io li utilizzo da anni e mi piacciono veramente tanto, quindi quando viaggio non posso assolutamente farne a meno. Per quanto riguarda il make up, ho solo due prodotti, che sono il mascara Major Pleasure di Nabla e il correttore Magic Away di Charlotte Tilbury nella tonalità 5. Utilizzo questi due prodotti perché sono l'unica cosa che insomma mi serve davvero per rendermi un minimo presentabile, quindi non mi trucco mai sull'aereo per scendere dall'aereo, perché tanto poi vado in albergo, mi faccio una doccia, quindi chi se ne frega. Però una passata di mascara, una passata di correttore non hanno mai ucciso nessuno, anzi, quindi quelle preferisco tenerle a portata di mano. Nell'altra pochette invece, che è una delle pochette di Glossier, tengo le maschere in tessuto. Io vi potrò sembrare anche esagerata, ma quando viaggio mi porto un sacco di maschere in tessuto. Allora, ne ho alcune per gli occhi, quella Lichy di Sephora,
quella al meno grano di Sephora, e poi i due patch per il contorno occhi di Garnier che non ho ancora mai provato. Questi sono i due patch illuminanti e antifatica, mentre questa è proprio una mascherina che è tipo all'azzurro, che copre tutta la zona degli occhi ed è idratante, rivitalizzante, acqua di cocco e acido ialuronico, bla bla bla. Per quanto riguarda le maschere vere e proprie, invece ne ho tre. Questa è la Water Pocket Sheet Mask di Laneige, nuovissima, appena arrivata da Sephora, non l'ho ancora provata. Questa invece la conosco molto bene, è la Honey Butter Cream Mask di Papa Recipe. Questa è la maschera più nutriente della terra. Se questa apporta idratazione, quindi acqua, questa invece apporta proprio nutrimento. La maschera è bella imbevuta di una crema densa ed è fantastica quando avete proprio la pelle secca che manca di nutrimento. Poi invece ho questa che è la Flash Mask idratante di Paciology, anche lei non l'ho ancora mai provata. E poi sempre qui dentro ho due braccialetti, sapete, sono i braccialetti elastici, quelli che si mettono al polso con la semisfera che preme il punto dell'acupressione che blocca la nausea, perché delle volte in viaggio può essere che mi venga un pochettino di nausea. E poi ho un paio di elastici per capelli e una molletta. E qui infine ho questa bustina con una maschera per dormire. Dentro la borsa c'è, ve lo voglio far vedere perché è una figata, c'è questo organizer che ho comprato di recente su Amazon, ve lo linko qui sotto, ed è un organizer, questa è la misura perfetta per la Neverfull GM, è un organizer in feltro da inserire dentro la borsa e che ha la doppia funzione, quella di mantenerla più rigida, essendo una borsa piuttosto floscia e senza fondo, la mantiene in forma, diciamo, e ha anche la funzione di organizzare meglio lo spazio all'interno della borsa, che soprattutto in questo caso, essendo un sacco praticamente enorme, insomma rischia di essere una borsa piuttosto disordinata, soprattutto se ci mettete diverse cose dentro. È disponibile in un sacco di colori e di misure diverse, quindi potete tranquillamente trovare quello che si adatta alla vostra borsa, e secondo me è un ottimo investimento da fare perché è una stupidaggine ma migliora veramente la vita di tutti i giorni. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse non vi dimenticate di lasciare qua sotto un bel pollicione, lo sapete che io adoro i video What's in my bag, li guardo sempre volentieri e spero che possa essere lo stesso anche per voi. Spero che insomma vi sia piaciuto curiosare nella mia borsa da viaggio. Se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, cliccate su questo bottone per iscrivervi al canale, così potete rimanere aggiornate su tutti i miei video. E nulla, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!